pur volendo tanto bene a Mirto, posso dire che l'idea iniziale dell'omicidio è stata sua. Quando ho ucciso mia mamma, ero convinta che lei volesse ucciderci. Ora non sono più convinta che volesse ucciderci. Credo che Mirto ci abbia manipolato. Con queste parole, Silvia Zani, sotto processo per l'omicidio della madre, Laura Ziliani, avvenuto a Temù tra il 7 e l'8 maggio del 2021, ha confermato che il trio diabolico, formato da lei, dalla sorella minore Paola e dal fidanzato Mirto Milani, si è rotto, in una serie di accuse e responsabilità. Tutti e tre sono accusati davanti alla Corte d'Assise di Brescia, presieduta da Roberto Spanò, di omicidio volontario e occultamento di cadavere. È fondamentale, per stabilire le condanne, quali siano state le responsabilità di ciascuno nell'omicidio dell'ex vigilessa. Per l'accusa, e stando alle dichiarazioni dei tre imputati, dopo aver attirato Laura nella sua casa di montagna con il pretesto di festeggiare la festa della mamma, le due figlie, con l'aiuto del loro amante, prima la drogarono e poi la uccisero. Per stordirla le diedero delle benzodiazepine, potenti farmaci ansiolitici che avevano messo nell'impasto della torta. Successivamente cercarono di soffocarla con un cuscino e, visto che la donna non voleva morire, la strangolarono tutti e tre insieme a mani nude sul letto della sua camera. Silvia e Mirto le strinsero le mani al collo, mentre Paola la teneva ferma. Il trio poi portò il corpo sul greto di un fiume del luogo, il fiume Clò, e lo seppellì lì. Successivamente le figlie assassine denunciarono la scomparsa della madre, seguendo un piano attentamente studiato e meticoloso. Tre mesi dopo venne trovato il corpo di Laura Ziliani e gli esami su di esso portarono le risposte che gli investigatori cercavano. I tre imputati, in momenti diversi, hanno ammesso i fatti. Il primo a crollare è stato Mirto, poi le sorelle nell'autunno del 2022. Sul movente non sembra esserci ancora nessuna certezza, ma secondo gli investigatori il delitto è avvenuto per motivi economici. Silvia e Paola volevano l'eredità insieme al loro amante. I tre in tribunale, per difendersi, hanno affermato di aver agito per paura. Temevano che la Ziliani volesse ucciderli. La dichiarazione ha poca credibilità. La donna era una brava madre, che si prendeva amorevolmente cura di tutte e tre le figlie. Oltre a Paola e Silvia, c'è anche Lucia, che ha una grave disabilità. Fin qui il trio era sembrato solido e unito nel descrivere come sia nata l'idea dell'omicidio e come sia stato eseguito. Ma qualcosa ha iniziato a scricchiolare. Silvia, la sorella maggiore, ha chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee che hanno dato una nuova luce alla storia. Ha dato ragione alla sorella Paola, la quale, nella prima udienza, aveva detto: «Fino a oggi Silvia voleva sposarlo, ma ora per lei è morto. Mi ha urlato «Fottiti! Mirto da oggi è single!» Non siamo più un trio criminale. Siamo tutti e tre single». A questo proposito, in apertura della nuova udienza, l'avvocato di Silvia Zani ha chiesto di evitare incontri tra la sua assistita e Milani. La donna avrebbe detto al suo legale: «Non lo considero più il mio fidanzato. Lui mi manda le lettere, ma io non le apro. Non voglio che il suo pensiero influenzi il mio. Vorrei iniziare a pensare con la mia testa dopo 15 anni». Ma come ha fatto Mirto a manipolare le due sorelle, entrambe sue amanti, convincendole a commettere il delitto? Ci sono solo supposizioni. Silvia ha detto: «Se Mirto lo ha fatto per l'eredità di mio padre, non lo so. Io stavo amministrando le mie proprietà in maniera libera. Voi dite le proprietà di Laura Ziliani, ma le proprietà erano sue per un terzo e per due terzi mie e delle mie sorelle». Lei e l'ex amante hanno avuto una discussione in aula. Silvia ha detto: «Quello che mi ha sconvolto è che lui ha detto che l'idea omicidiaria era partita da me». Milani ha risposto gridando: «Non l'ho detto.
richiamato dai suoi avvocati. Poi l'uomo è scoppiato a piangere, rivolgendosi a Silvia. Ora voglio fare anch'io dichiarazioni spontanee. Sto parlando a Silvia, non alla corte. Non ti avrei mai tradita, non ti ho mai tradita. C'è il sospetto che io possa aver architettato tutto. Respingo con tutta la forza che ho queste orribili accuse. Si vuole cercare un colpevole? Guardiamoci allo specchio. È giusto che io prenda l'ergastolo. Io sono reo confesso, ho fatto una cosa orrenda. Ma su una cosa l'uomo non ha avuto dubbi. Tutti e tre insieme hanno organizzato il crimine per mesi, simulando come avrebbero avvelenato Laura. Ha raccontato. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per le ragazze. Sono stato un idiota perché non avrei dovuto. Quando a noi, io e Silvia, ci è venuto il tremendo sospetto che la mamma delle ragazze volesse ucciderci, abbiamo detto a Paola che ci era venuta la malaugurata idea di mettere in piedi un piano criminoso per ucciderla. Paola non voleva, ma poteva andare dalle forze dell'ordine e lo doveva fare. Così avremmo evitato di fare quello che abbiamo fatto. Mirto ha difeso sua madre, su cui erano cadute strane accuse. Dopo la scomparsa di Laura, è corsa a Temù. Non mi sono mai confidato con mia madre. Dell'omicidio orrendo di cui mi sono macchiato sapevamo solo in tre. Poi il mio compagno di cella e il cappellano quando mi sono confessato. Mia mamma ha fatto quello che ha fatto perché è una persona di buon cuore, come il resto della famiglia. Il tribunale ha disposto una perizia psichiatrica per tutti gli imputati. Si tornerà in tribunale a luglio.